Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Ridden Riders. Oggi mi trovo qui nel mio garage perché voglio parlarvi di un prodotto che ho recentemente installato su Calypso, appunto la mia KLE500 del 98. Allora, partiamo da questo presupposto. Io non sono un pilota, non sono una persona che porta la moto all'estremo, non sono Paul Tarres. Sono un fermone e in quanto fermone in fuoristrada non è che io raggiunga grandi velocità. Questa cosa inevitabilmente si traduceva in un perenne stato di ebollizione della mia moto. Ora, io esagero e dico stato di ebollizione, ma ovviamente quando ti si accende la spia è perché ti stai avvicinando pericolosamente alla soglia di temperatura pericolosa, appunto, perché può arrivare a danneggiare il motore. Come tutti, ero arrivato all'ultima spiaggia, prima sono passato dal pulsante per azionare la ventola da remoto e anche quello però è stato un palliativo, finché non sono appunto arrivato all'ovvia conclusione, come tutti, di installare a questo punto un radiatore maggiorato. Mi sono fatto fare un preventivo che mi ha fatto quasi svenire perché si trattava di 3.400 euro e quindi ero un attimino demoralizzato su questa situazione, stavo cercando appunto di trovare delle soluzioni creative al mio problema, fin quando non sono appunto venuto a conoscenza di questa azienda che si chiama Monzatec e del loro sistema IEC, che è un acronimo per Intelligent Engine Cooling. Praticamente il loro sistema è una pompa elettronica per i liquidi a giri variabili comandata da una centralina autonoma e un doppio sensore che legge la temperatura in ingresso nella pompa e in uscita dal motore, in modo da prendere il punto più caldo e il punto in teoria più freddo, quindi quando il liquido è stato già raffreddato dal radiatore. Questa centralina ha un algoritmo all'interno che lavora e aumenta e diminuisce i giri a seconda della necessità. Questo in che cosa si traduce? Nel fatto che la moto rimane in un range di temperatura sempre tra i 90 e 95 gradi al massimo. Cosa significa? Che quando l'ho provato, ho provato a prendere le temperature in salita al Giafferau sulle piste da sci, quindi una bella pendenza per un bel po' di tempo a marcia bassa, la moto comunque è arrivata intorno ai 113, 115, anche 116 gradi, che non sono proprio pochini, e quindi poi ci accendeva l'allarme. Sono ritornato con il sistema Monzatec attivo e devo dire che la cosa è stata divertente perché mi sono veramente impegnato a cercare di far salire la temperatura il più possibile e non sono riuscito a farla salire più di 96 gradi, che però sulle piste da sci così in pendenza comunque è un bel risultato, devo ammetterlo. Come funziona? Il sistema non va a sostituire la pompa dell'acqua originale, infatti viene messo in combinazione e in modo tale che se per qualsiasi motivo, come a me è successo, dovesse il sistema avere un problema e quindi fermarsi, la moto torna semplicemente a funzionare come prima, quindi in maniera del tutto normale. Il mio, diciamo, specifico caso è stato che ho avuto un problema elettrico e ho bruciato il fusibile del sistema Monzatec e non me ne sono accorto, quindi avevo il sistema in errore. Però la moto ha ricominciato ad andare come prima, quindi sì, a scaldare, ma non è che è andata in blocco, è esplosa o è successo qualcosa di anomalo. Adesso vi avvicino, vi faccio vedere un po' nel dettaglio com'è. Qui abbiamo la pompa Monzatec che è collegata appunto all'uscita del radiatore e all'ingresso della pompa dell'acqua, in modo tale da spingere all'interno del motore il liquido di raffreddamento. È collegata tramite il suo cablaggio alla centralina che io ho posizionato sotto la sella sopra la batteria, c'è il sensore di temperatura in uscita dal motore e quindi la moto legge tutto quanto in automatico. Notare, il mio KLE è una moto a carburatori, analogica, non ha nessun genere di centralina, eppure sono riusciti a creare un kit che funziona perfettamente anche sulle moto a carburatori per garantire appunto un divertimento sicuro a tutti quanti. Ho inoltre installato un piccolo display per tenere sotto controllo appunto sempre la temperatura e il kit viene
mandato, diciamo, al cliente finale con quel LED che serve appunto per avere lo stato di funzionamento della moto. LED verde, il kit funziona perfettamente, LED rosso vuol dire che c'è qualche problema. Ma non è finita qui, perché il sistema Monza Tech ha una chicca che, quando mi è stata raccontata dai ragazzi del team, devo dire che mi ha lasciato veramente, veramente col sorriso sulle labbra per più giorni. Il sistema Monza Tech bada alla salute del nostro motore anche quando noi spegniamo la moto. Che cosa significa? Spesso capita che anche magari involontariamente durante dei giri arriviamo nel punto desiderato, spegniamo la moto è bollente. La moto, la pompa dell'acqua, essendo meccanica, col motore spento non gira. La ventola sulle moto moderne non resta neanche accesa e quindi il liquido fondamentalmente si ferma. Il sistema Monza Tech invece ha un procedimento, una procedura di cool down che fa circolare il liquido ancora per 60 secondi per diminuire la temperatura e portarla in un range d'utilizzo sicuro e quindi successivamente si spegne. Prima che ve lo domandiate, no, la moto non andrà giù di batteria, la pompa e la centralina hanno un assorbimento veramente ridicolo e quindi per garantire appunto che quando riaccendete il quadro poi ripartite e continuate il vostro giro in serenità. Il kit è plug and play, significa che può installarlo chiunque, anche se non ha grandi competenze meccaniche. Ha fondamentalmente da collegare il sensore della temperatura in uscita dal motore, la pompa in uscita dal radiatore e ingresso della pompa dell'acqua, positivo e negativo di batteria e il positivo del segnale, quindi un positivo sotto chiave che faccia capire alla centralina quando la moto è accesa o quando la moto è spenta. Questo ovviamente nello specifico caso di moto a carburatori, perché nelle moto comunque moderne che hanno la centralina che gestisce il tutto c'è uno spinotto dedicato che si collega e la cosa è un attimino più tranquilla. Viene dato anche un relè che gestisce appunto la ventola in modo tale che la centralina possa gestire la ventola in autonomia, ma quando riceve l'impulso che la moto sta cercando di comandare la ventola, la centralina lascia il comando alla moto, questo per far funzionare sempre la moto perfettamente, non far comparire alcun genere di spia d'errore e appunto far funzionare il tutto al meglio. Adesso in queste prossime uscite appunto lo metterò alla corda per bene, anche se sono certo che non mi deluderà, sarà un bel upgrade, specialmente durante la Malmutor, dove quest'anno, avendo il bicilindrico rispetto al Dominator dell'anno scorso, sarà anche più divertente come sfida. Quindi, che dire, penso che sia tutto e vi lascio ovviamente i contatti di Monza Tech nella descrizione del video. Lì potete contattare per informazioni, domande, richieste, hanno già un bel catalogo di moto in ampliamento, quindi che dire, ci vediamo al prossimo video qui sul canale di Ridden Riders. Ciao!